girando per le strade di Arezzo ho sentito dei discorsi che mi hanno fatto un po' arrabbiare, perché sono andata in ben due posti. Allora, uno era un negozio di articoli da regalo, cartolibreria, non ne sanno niente, cioè nel senso è come se questa persona fosse un attimo caduta dalle nuvole. Poi sono andata al circolo artistico di Arezzo, un posto che io sappia molto rinomato per i suoi eventi, tra l'altro c'era una mostra che mi sarebbe anche interessata, e niente, quello che ho sentito dire è stato da uno che era lì fuori che non ne sa niente, e tutto quello che ti dicono è provi a chiamare oppure gli si dà una mano. Non è chiaro il concetto che una persona che va in giro in carrozzina e che vorrebbe essere autonoma non può essere autonoma, perché in questo modo voi mi dovete spiegare come fa. Invito nuovamente il sindaco Fanfani a fare qualcosa, perché la faccenda è caduta nel dimenticatoio. È venuto con me per vedere delle barre architettoniche e l'ho apprezzato e mi ha fatto piacere, però adesso non ce ne possiamo lavare le mani così. Cioè, io capisco che lei ha tanto da fare, che anche il signor assessore Dringuli ha tanto da fare, e ci sono anche tante altre cose a cui pensare, però pensiamo anche alla minoranza delle persone disabili che ad Arezzo vogliono girare liberamente, perché secondo me è veramente una vergogna che una persona che ha una disabilità non possa andare dove vuole. Che lei disse io conosco il problema, comunque io glielo ho mostrato il problema, l'abbiamo mostrato tutti, per favore non si dimentichi di questa cosa. Invito tutti, commercianti, associazioni, invito tutti a combattere contro le barriere architettoniche.